Buonasera a tutti, oggi abbiamo pensato ad un confronto sulla buona scuola, un confronto tra l'ex sottosegretario alla scuola, oggi senatore Davide Faraone, e tre dirigenti scolastici che io vi presento immediatamente: Daniela Crimi del liceo linguistico Cassarà, poi abbiamo Chiara Di Prima della direzione didattica Novelli di, Pietro Novelli di Monreale e Mario Veca dell'istituto comprensivo di Ficarazzi. Grazie a tutti, grazie particolarmente a Davide che ha accettato questo confronto. Io non gli avevo detto i nomi dei dirigenti scolastici che sarebbero stati presenti in studio, però lui ha accettato, diciamo, a scatola chiusa, al volo. Cosa significa questo? Che tu sei sicuro di aver operato per il bene della scuola e che quindi il provvedimento adottato è un provvedimento buono, oppure hai qualche perplessità? Poi a lungo andare hai visto che c'era qualche cosa che si poteva fare ancora meglio e che quindi si potrebbe poi aggiustare il tiro per dare alla scuola quell'importanza che realmente riveste nel nostro paese. No, intanto il tempo ti aiuta ad acquisire la consapevolezza anche degli errori e delle correzioni che si dovrebbero apportare. Dall'altro lato però anche la convinzione di aver avuto il coraggio di mettere in campo una riforma che era utile per il paese, cioè l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro, più soldi alla scuola, gli interventi sull'edilizia scolastica, gli interventi anche di rafforzamento del ruolo dei dirigenti scolastici che sono quelli che strategicamente poi guidano costantemente l'attività scolastica, sono stati degli elementi importanti. Naturalmente si doveva, secondo me, anche lì col senno di poi, agevolare un po' più il dialogo, costruire elementi di maggiore coinvolgimento su alcuni passaggi, perché quando fai grandi e imponenti riforme devi costruire il consenso, altrimenti rischi col muro contro muro di non riuscire a portarle avanti. E forse la cosa che rifarei diversamente è proprio un arricchimento del confronto, anche se nella convinzione, nella determinazione che le nostre idee erano in larga parte, diciamo, quelle giuste, almeno questo è il mio punto di vista. Allora, vediamo cosa ne pensano i dirigenti scolastici, sono qui presenti in studio, c'è, insomma, questo faccia a faccia, io nemmeno faccio domande perché chiaramente sarebbe superfluo. Chi meglio di loro conosce la legge, chi meglio di loro conosce appunto gli effetti che ha avuto sul territorio, sul mondo scolastico, quindi siamo qua. Allora, Daniela. Allora, quello che dico io l'ha già detto Davide Faraone. In effetti la buona scuola, la legge 107, è stata una discreta riforma della scuola. Si sarebbe fa potuto fare molto di più, ottenere anche un maggiore consenso e quindi anche un'applicazione migliore da parte di tutto il corpo docente se si fosse semplicemente fatto una cosa, quello del confronto con le forze sociali, con i sindacati, con i docenti, perché io mi riferisco in particolare ad alcune misure e entro proprio sul Però tecnico, molte volte i per esempio confronti, poi, l'organico dico potenziato. per esempio, però molte volte i confronti eccessivi portano a delle lungaggini tali e che quindi poi non si Però realizza nulla. sono quei passaggi democratici e anche forse un po' più lunghi nella fase iniziale, ma che poi garantiscono all'applicazione della legge quel successo che la legge avrebbe meritato. Mi riferisco in particolare, per esempio, all'assunzione dei docenti del cosiddetto organico dell'autonomia, che poteva essere una misura veramente straordinaria e lo è stata per certi versi, perché si è fatta un'assunzione di tantissimo personale docente che poteva veramente arricchire e ha arricchito le nostre scuole. Ma l'avere, diciamo, mancato in questo passaggio fondamentale, che era quello del confronto con le forze sindacali, ha fatto perdere il consenso dei docenti proprio nel punto più importante che invece avrebbe dovuto avere il consenso di tutti. L'assunzione, mai si era fatta un'assunzione di così tanti docenti, docenti senza cattedra, diciamolo, perché sono docenti che poi utilizziamo come organico Certo, potenziato. diciamo a favore che se vuole intervenire in base a quello che loro dicono lo puoi fare così. Io se Sì, vuole intervenire no, adesso. convintissimo del fatto che noi abbiamo fatto un piano assunzionale, credo, il più imponente negli ultimi anni, nel senso in tutti i settori della pubblica amministrazione, non soltanto quello scolastico. E naturalmente anche lì, poi, da un punto di vista mediatico, quello che colpiva erano le poche decine che andavano a lavorare fuori dal territorio originario,
non ha colpito La mediaticamente grande le massa centinaia di migliaia che che era stata abbiamo coinvolta. assunto. Per cui è chiaro che, tra l'altro, il tema era la finalizzazione di quelle assunzioni su servizi e su attività che servivano alla scuola. Quando io poco fa ho parlato di alternanza scuola-lavoro, quando ho parlato di alcuni insegnamenti che tra l'altro si stavano smarrendo in molti istituti scolastici, perché l'autonomia è uno straordinario strumento nelle mani delle comunità scolastiche, naturalmente quello è uno strumento che funziona se applicato bene, se ci sono delle figure illuminate che lo mettono in campo. Per cui costruire sinergia, dirigente scolastico, insegnanti, genitori, studenti, è fondamentale per far funzionare la scuola. Noi abbiamo cercato di mettere in campo tutte le misure che andassero in questa direzione. Naturalmente era un avvio, anche tutto il tema che riguarda la scuola e l'infanzia. Aver trasformato finalmente tutto ciò che riguarda la fascia d'età 0-6 non più come una categoria dell'assistenza, del babysitteraggio, ma averla trasformata in una categoria dell'insegnamento. L'insegnamento, Questo è un fatto culturale e storico che abbiamo introdotto il nostro governo. Chiara. Io voglio lanciare una piccola provocazione Ecco, riguardo ogni proprio tanto ci vuole. al settore 06, perché è il settore che ho, diciamo, in gestione quotidianamente. E devo dire che forse un ulteriore passo avanti, un atto di coraggio riguardo a questo settore, avrebbe garantito qualcosa in più a questa fascia di età. In che senso? E davvero è stato fatto un lavoro straordinario sull'istruzione 06, rendendola una vera e propria istituzione di formazione, di istruzione, non di assistenza ai bambini da 0 a 6 anni. Però l'obbligatorietà della frequenza 3-6 avrebbe garantito certamente la possibilità anche di avere delle strutture consone a quella fascia d'età e avere gli spazi per poterli accogliere tutti. Io ho contezza proprio nella mia istituzione scolastica di un numero di iscrizioni che è superiore agli spazi che riescono ad accogliere gli studenti, per cui ho 70 bambini per esempio in lista di attesa. L'ente comune non ha l'obbligo di fornire locali perché quella fascia di età non rientra nell'obbligo scolastico. Allora questo strumento meraviglioso che è quello dell'autonomia, che la legge 107 secondo me ha avuto il merito di riportare alla discussione nella scuola italiana, perché la legge dell'autonomia, il regolamento dell'autonomia che è il 275 del 99 era stato quasi dimenticato, accantonato, si continuava ad operare in una sorta di struttura cristallizzata senza tutte le potenzialità che invece gli articoli 3, 4, 5 e 6 di quel regolamento ci danno, e avrebbe avuto una spinta in più se quel meraviglioso curriculum verticale che porta poi alla preparazione al mondo del lavoro con l'alternanza scuola-lavoro avesse il suo avvio a 3 anni, perché noi ci troviamo con un curriculum verticale d'istituto ben coordinato, fatto per competenze così come l'Europa ci chiede, ma poi i bambini non hanno la possibilità di frequentare perché non abbiamo le aule sufficienti. Questo forse avrebbe anche garantito un ampliamento dell'organico della scuola dell'infanzia con la possibilità di posti di lavoro reali e non di potenziamento, l'organico dell'autonomia che è assolutamente fecondo in questi anni, ma che troverebbe una sua collocazione, una sua valorizzazione di professionalità diversa rispetto a quella che molti Mi docenti in dava, questo momento diciamo, in hanno. linea di massima un giudizio positivo su questa buona scuola, Mario. No, assolutamente, la legge 107 ha dato Solo che loro veramente. non pensavano di non essere più al governo, per cui chiaramente quegli aggiustamenti che si potevano apportare successivamente non li hanno potuti appunto realizzare, anzi già si sta pensando di modificare, si è modificata l'alternanza scuola-lavoro Siamo un po' alla E non so quali restaurazione. altri Sì. provvedimenti possono essere Provvedimenti che adottati. sono Io peggiori, diciamo. ancora non sono entrato nel merito di Il questi rimedio è provvedimenti, peggiore però del comprendo che male. c'è la possibilità, o
oppure come si dice, la preoccupazione che vengano adottati provvedimenti in contrasto con quelli che sono stati adottati prima, perché questa è chiaramente ormai una filosofia di vita, devo contrastare necessariamente quello che viene fatto prima, anche se è fatto bene, e probabilmente lascio quello che è peggio, così si va di male in peggio. Comunque, non è la nostra filosofia, Mario. Beh, certamente la legge 107 ha dato una grande spinta all'innovazione del sistema scolastico, il sistema di istruzione e formazione nazionale del nostro paese. Però ha avuto dei momenti, diciamo, appunto, di non piena condivisione, come dicevano i miei colleghi precedentemente. Per quanto riguarda alcuni aspetti, vorrei riagganciarmi un attimo all'aspetto dello 06, alla previsione dello 06. Per esempio, le scuole polo, 60 scuole in tutto il territorio nazionale, se consideriamo che la Sicilia ha 5.000 abitanti, dico, 3 scuole polo vanno bene magari per una regione come la Valle d'Aosta, regioni molto più piccole, certamente non per la Sicilia. Allora avrei preferito ragionare più su una capillarizzazione delle previsioni all'interno dello 06, in maniera appunto capillare, diffusa in tutte le scuole del nostro territorio regionale, per esempio facendo un riferimento alla nostra regione Sicilia, piuttosto che avere 3 scuole polo che poi alla fine, diciamo, non credo che non riescano a dare quel apporto a cambiamento che deve essere invece, se di vero cambiamento si vuole parlare, diffuso, capillare in tutto il territorio. Ci sono dei territori deprivati all'interno della nostra città metropolitana, diciamo sotto il profilo dei servizi, per esempio, che avrebbero invece la necessità di avere maggiori diciamo, quantità di asili, di scuole dell'infanzia, con servizi effettivamente fruibili dai cittadini. Penso per esempio alle sezioni primavera, penso alla possibilità, appunto, che prevedono per esempio luoghi per l'addormentamento e la mensa, certamente efficace ed efficiente nel suo funzionamento generale. Quindi dico, anziché puntare a delle scuole polo, per carità è necessario anche una fase di sperimentazione rispetto a uno 06 che un po' innova tutto il sistema, però è anche vero che è anche necessario che il cambiamento sia significativo, cioè sia apprezzabile anche diciamo, dai cittadini. E quindi le risorse impiegate, perché si parlava di tante centinaia di migliaia di euro rispetto a questo investimento, potevano in prima battuta essere rivolte ad un miglioramento generale del servizio, soprattutto nell'ambito della scuola dell'infanzia. Questo è un primo aspetto. La legge ha avuto il problema che molte delle misure previste erano senza nuovi e maggiori oneri da parte della finanza pubblica. Ecco, se si vuole innovare veramente un sistema, così come si fa in un'azienda o comunque in qualsiasi altro settore che prevede uno sviluppo, ci vuole la necessità di investire delle risorse nuove. Attenzione, non voglio dire che la legge 107 non ha messo tanti soldi nel mondo della scuola, potevano essere meglio indirizzate le risorse nelle diverse misure che la legge prevedeva. Io ribadisco che secondo me, quindi, nell'intenzione sia di Davide che di chi ha approvato, c'era l'idea che questo era l'inizio di, diciamo, un'attenzione nei confronti del mondo della scuola che doveva continuare anche successivamente. No, infatti il tema è che noi intanto con quel finanziamento, con la legge 107, abbiamo invertito una tendenza che da anni vedeva sempre un calo nell'investimento sull'istruzione, che è ripreso con questo governo. L'ultima legge di bilancio approvato non ha messo un euro in più sulla scuola, quindi noi abbiamo fatto un investimento enorme per quel che riguarda la didattica, ma anche per quel che riguarda le strutture scolastiche. Io ricordo che presiedevo il tavolo per l'edilizia scolastica che abbiamo fatto insieme a una struttura di missione messa in piedi proprio per l'emergenza edifici, struttura di missione che è stata smantellata da questo governo, e lì abbiamo investito 12 miliardi di euro. In questo momento sono ancora operativi i cantieri o se ne sono chiusi
nei mesi passati proprio sull'edilizia scolastica. Poi tante di quelle risorse se ne sono andate, sapete benissimo, proprio per il piano assunzionale, quindi per dare più organico alle scuole. Il tema dello 06, voi avete posto dei temi correttissimi, il tema però qual è? Perché vi siete dati anche la risposta. Chi è che ci ha detto no rispetto all'obbligo 3-6? I comuni, perché mettere un obbligo 3-6 avrebbe obbligato i comuni a individuare le sedi, le strutture e quindi ulteriori investimenti. Per quel che riguarda l'organico, sapete bene che noi abbiamo dovuto intanto chiudere la fase, la stagione del precariato. Abbiamo dotato tutti gli istituti dell'organico funzionale, quindi di quegli insegnanti che avrebbero supportato l'attività didattica e l'autonomia scolastica. Ci sarebbe voluto, e qui ha ragione Filippo nel dire che sarebbe stato lo step successivo, l'aumento dell'organico anche per potenziare lo 06 e in quel modo giustificare anche il fatto che quelli che sono andati fuori non ci sarebbero più andati perché rimanevano qui giù. Ma era il passaggio successivo che questo governo, e chiudo Filippo perché vado ora al futuro, che questo governo non solo non ha fatto, ma questo governo sta puntando sulla regionalizzazione dell'insegnamento. Quindi insegnanti che stanno nelle gabbie regionali, compresi quelli che sono andati da giù a su, rimarranno lì dentro, con l'altra roba allucinante che gli insegnanti che faranno quel mestiere lì in Lombardia verranno pagati in un modo, tanto di più rispetto agli insegnanti che svolgeranno la stessa attività in Sicilia. Questa è la regionalizzazione e la differenziazione delle autonomie che sta mettendo in campo il Movimento 5 Stelle della Lega. Io spero che gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli studenti, i genitori si accorgano che questo porterà un modello di scuola funzionante, più ricco, più all'altezza al centro-nord Italia, dove già c'è una condizione di ricchezza maggiore rispetto al sud, quindi vuol dire un paese a due velocità, un paese che non è più una democrazia. Quando l'istruzione, la qualità dell'istruzione è diversa tra una regione e l'altra, certo, vuol dire che abbiamo messo in discussione questo dei chiaramente principi sarà il costituzionali tema dei prossimi giorni, questo della regionalizzazione. Ma su questo siamo tutti d'accordo, assolutamente, anzi dovremmo fare fronte comune, lo stiamo già cominciando a fare, perché sul tema della regionalizzazione assolutamente siamo tutto il corpo docente, tutti i dirigenti siamo assolutamente tutto contrari. Poco fa però facevi riferimento ai sindacati, qualche colpa i sindacati ce l'hanno, diciamolo. No, io mi riferisco al confronto sindacale. Perché nell'ambito puoi, della legge non, 106. No, dico, non puoi scendere in piazza solo in determinate occasioni. Questo è un argomento su cui bisogna stare sempre attenti, cioè non si può lasciare perché ne vale la vita di tutta la sul tema della regionalizzazione già i dirigenti abbiamo fatto anche come associazioni di categoria, e mi riferisco per esempio all'AMPA, all'Associazione Nazionale Presidi, che si è proprio espressa all'indomani di questa notizia e ha dato assolutamente il suo dissenso, la sua opposizione. Quindi su questo tema faremo anche come Associazione Nazionale Presidi, come AMP, una battaglia. Io mi riferivo invece alla legge 107, che è il tema di questa trasmissione e sul quale tema ritorno, a proposito per esempio dell'alternanza scuola-lavoro, che riguarda proprio la scuola secondaria di secondo grado. Io sono una grandissima appassionata dell'alternanza scuola-lavoro e la trovo una misura assolutamente a favore, però anche in questo andava fatto un passo di confronto che non è stato fatto, perché quando al Ministero ci sono andata anche io come referente, sono stata nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale portavoce proprio dei percorsi liceali, quando al Ministero abbiamo fatto presente che le 200 ore erano un po' eccessive, l'obbligo delle 200 ore eccessivo soprattutto per i percorsi liceali, è stato fatto, ecco, questa audizione, sono state ridotte. Ma sono stati ridotti ora, facendo anche una cosa scorretta, che è quella di interrompere delle attività iniziate, confondendo assolutamente gli studenti per primi, le famiglie, ma anche i dirigenti, che abbiamo investito tanto su questi percorsi di alternanza e che ora, per esempio, per il quinto anno di liceo, alla vigilia dell'esame di Stato, i ragazzi disorientati perché quello che hanno fatto non è stato, diciamo, considerato obbligatorio ai fini appunto dell'esame di Stato. Quindi abbiamo confuso un po' le idee, perché purtroppo in quel momento invece in cui era in corso la consultazione,
questa cosa doveva essere ascoltata, perché noi l'abbiamo detto, ci sono andata io proprio al Ministero come rappresentante dei licei siciliani. Senti, e questa cosa è stata detta. Senti Chiara, e per quanto riguarda gli 8 decreti, cosa possiamo dire? Sono stati tutti diciamo, approvati, chiaramente, però hanno avuto tutti la giusta realizzazione oppure c'è qualche cosa che non è andata no, bene? No, questo è diciamo, il punto di debolezza poi di una legge che rimane un contenitore vuoto se i decreti attuativi non vengono, non la rendono attuativa per come prevedono. Io credo che ci sia tra i vari decreti un decreto importantissimo che è quello di riforma per esempio del testo unico della scuola. Noi abbiamo un testo unico del 94, il 297-94, che è stato novellato da tutta una serie di disposizioni normative successive che in questo momento lo rende, non voglio dire di difficile lettura, ma di difficoltosa interpretazione senz'altro. Ma io credo che una riforma che ha un'urgenza particolare è la riforma degli organi collegiali nella scuola. Noi abbiamo organi collegiali che risalgono al 1974, che avevano un loro perché, una loro ragione d'essere in quel periodo storico successivo al 68 con l'esigenza della partecipazione democratica nella scuola, ma che sono assolutamente inadeguati a seguito dell'inserimento dell'autonomia scolastica. Voi dovete pensare che il piano triennale dell'offerta formativa, che ritengo sia un punto di forza della legge 107, perché una programmazione ha necessità di un respiro maggiore anche per la verifica, un piano annuale era diciamo davvero di breve durata, un piano triennale ci dà una prospettiva più lunga, una programmazione più corposa. Un piano triennale dell'offerta formativa nasce in risposta alle istanze del territorio. Allora deve necessariamente entrare in un organo collegiale, che ritengo possa rimanere il Consiglio d'Istituto, il territorio. In questo momento abbiamo un Consiglio d'Istituto dove la presenza del territorio è rappresentata esclusivamente dai genitori, non ci sono gli enti locali, non c'è l'ASL, non ci sono le associazioni, non ci sono i centri di aggregazione, e quindi molto spesso la progettazione triennale viene affidata come interlocuzione col territorio al dirigente scolastico, e in questo io credo che ci sia più che un privilegio una grande responsabilità, perché è il dirigente scolastico che deve interloquire con tutte le forze sociali del proprio territorio per rilevare quali siano le istanze formative e trasformarle in proposta formativa. Senti, Mario, ti interrompo, dico Mario, sì. Il decreto numero 63, sempre il 13 aprile, parla di effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni in relazione ai servizi alla persona, eccetera, eccetera. Mi colpisce perché si parla sempre di diritto allo studio, la Regione parla di diritto allo studio, lo Stato parla di diritto allo studio, però effettivamente questo diritto allo studio non c'è, perché poi si verificano tutta una serie di intoppi tali per cui i ragazzi disabili non possono andare a scuola, mancano tante altre cose, il diritto allo studio è tutta una complessità di situazioni che non si debbano verificare, che debbano appunto facilitare e consentire a tutti di svolgere regolarmente la propria attività scolastica. Sì, diciamo, poi se vuoi parlare di altre cose. No, 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 assolutamente, dico, perché il diritto allo studio sia centrale, compete assolutamente, perché tutto i dirigenti questo scolastici, viene... perché siamo noi come organi a garantire diciamo, questo diritto fondamentale. È vero, c'è una complessità, come dire, una grande complessità nella gestione di questo diritto attraverso i servizi che la scuola deve mettere in campo, però è anche vero che per gestire la complessità, e siamo sempre lì, le risorse
sono fondamentali, sia le risorse umane che le risorse economiche, sia quelle infrastrutturali o strutturali appunto che riguardano l'edilizia scolastica. Ma i problemi perché sorgono? Perché per esempio per quanto riguarda l'edilizia scolastica comunale se ne deve interessare il comune, per quanto riguarda gli istituti superiori se ne deve interessare la provincia, per altri tipi di interventi la regione, e quindi secondo me questo tipo di rivoluzione che si vuole fare complicherà tutto, perché per me la scuola deve essere solo statale. Io allora feci una battaglia perché gli asili comunali fossero tutti statali, non l'avevano capito che c'era un meccanismo proprio tale che avrebbe creato confusione. Io condivido questo sentimento assolutamente, ritengo che lo Stato debba farsi carico di tutti i livelli di prestazione, soprattutto in ambito scolastico, deve essere pienamente capace di erogare servizi di qualità ed efficaci. La legge 107 ha dato un impulso rispetto alla capacità delle scuole di gestire meglio la complessità anche nell'erogazione del diritto allo studio. Il problema, dicevo, era mancanza di risorse da mettere in campo e soprattutto agganciandomi un po' anche a quello che perché il diritto allo studio si garantisce anche con le risorse umane adeguate, volevo agganciarmi a quello che diceva la mia collega di prima, che non solo è necessario aggiornare il testo unico della scuola perché è obsoleto rispetto alle necessità degli istituti scolastici, ma è necessario anche rivedere lo stato giuridico del docente. La previsione del comma 83 dell'articolo 1 della legge 107, appunto quella misura che prevedeva la possibilità di ingaggiare, diciamo, tra virgolette, risorse umane sulla scorta delle necessità, risorse umane, docenti. Rispetto alle necessità, bene, sì, dico, è chiaro che se la scuola ha delle necessità particolari rispetto al territorio deve avere anche la possibilità di utilizzare dei docenti al meglio rispetto alla loro, al loro profilo professionale, alla necessità anche di valorizzare quel profilo professionale, però il docente purtroppo, come da previsione contrattuale, ha delle mansioni che sono strettamente collegate, fortemente collegate alla didattica, e purtroppo sotto gli aspetti di contributo nell'organizzazione scolastica è deficitario. Allora aggiornare il profilo giuridico del docente significa anche dare gambe ad una legge che prevede innovazione, miglioramento continuo e così via. Allora, e questo è fondamentale, però ci vogliono le risorse, certo, perché non si possono mettere in campo misure, Davide, senza risorse economiche. Io l'avrei fatto questa cosa, non me l'hanno consentito. No, ma il paradosso è anche più grande, perché io sono d'accordo con loro che per fare queste cose ci vogliono i soldi. Senza soldi tante delle cose che vengono raccontate rimangono chiacchiere. Però la cosa bella è stata l'intervista al ministro Bussetti proprio sulla richiesta che è stata fatta. Ma cosa potete mettere voi come governo in quanto a risorse per consentire alla scuola del sud di crescere? Lui, diciamo, gli è venuto spontaneo dire che noi del sud non sappiamo lavorare a sufficienza, non siamo nelle condizioni, non dobbiamo chiedere risorse perché chiediamo per essere assistiti mentre bisogna lavorare di più. Quasi che gli insegnanti del sud, i dirigenti scolastici, ma io ho visto tanta di quella spontaneità in quelle frasi, proprio gli veniva dal cuore quello che ha detto in quel momento lì, era quello che pensava realmente. Io credo che invece, proprio per recuperare il gap fra il nord e il sud, bisogna investire più al sud in modo da consentire a tutti di poter andare a scuola per più anni, di poter fare più didattica, e questo ti fa crescere anche l'economia, la cultura di un territorio, perché io credo che dalla scuola passi tutto. Cioè, l'intervento e l'investimento strutturale che ha messo in campo il governo, i governi di centrosinistra, quando dico strutturale è perché non abbiamo messo le risorse una tantum. Quei soldi in più che noi abbiamo messo, i 4, i 5 miliardi in più che abbiamo previsto sulla scuola, sono 5 miliardi sempre lì, per sempre, non una volta e poi basta. Dopodiché ci doveva essere un governo che dopo di noi investisse ulteriormente, perché tutti i decreti attuativi, le cose di cui stiamo parlando, lo step iniziale va bene, poi ci vuole la continuità. Anche sull'alternanza scuola-lavoro, il metodo che noi abbiamo utilizzato può piacere o meno, ma se noi non partivamo non si sarebbe mai fatto. Quindi noi abbiamo detto partiamo,
Poi, man mano che arrivano i contributi, andiamo modificando. Io credo che sia stato il metodo corretto. Ci dobbiamo fermare, dobbiamo riconoscere perlomeno che su questo tema il governo Renzi ha operato in maniera, insomma, a favore della scuola. Magari per altre cose sono state, diciamo, delle defaianze che sono state poi punite dai cittadini. Comunque, siamo qua, siete giovanissimi, quindi potete dimostrare che tutto quello che si dice non è vero. Intanto, allora, io ringrazio intanto Davide che si è sottoposto, diciamo, a questo confronto, ma nello stesso tempo ringrazio i direttori, i dirigenti che hanno partecipato a questa trasmissione, perché mi pare che un confronto è sempre qualcosa di positivo. Ringraziamo tutti, buona serata. Thank you.